Next Gen Stories, un altro appuntamento con il format che ripercorre la cavalcata della nostra primavera nel corso della scorsa stagione sportiva. Parliamo di Europa in senso lato quest'oggi con il nostro ospite Lorenzo Crisetti. Benvenuto. Benvenuti a tutti e buonasera. Partiamo quindi, prima di parlare del Basilea, parliamo della due giorni in generale, che per te è stata abbastanza importante perché abbiamo giocato con il Basilea mercoledì 28 settembre 2011, la sera prima però diciamo che non hai esattamente partecipato alla rifinitura, perché lo vediamo subito. Chiediamo il cambio adesso, cambio. E allora esce il numero, non si vede da qua ma dovrebbe essere Kivu, perché non ce la fa e così è infatti. E allora si abbasserà Zanetti a fare il terzino sinistro e fa il debutto ufficiale in maglia nerazzurra e lo fa in Champions League Lorenzo Crisetti, un giovanotto di neanche 20 anni, prodotto del nostro vivaio, è all'Inter da quando giocava nei giovanissimi. Sto qua, dice, e chi si muove? Il Cucciu gli dice stai lì e figurati se si muove. Attenzione, lancio in profondità, palla lunga con Giulio che ci può arrivare, calma ragazzi, 46 e 40, pallone filtrante, recupera Jonathan, teniamo noi il pallone, Krizetic, l'ha toccata una palla in Champions League, possiamo dire così, in bocca al lupo buona carriera Lorenzo, e avanza proprio lui sulla sinistra, devi nasconderlo quel pallone, tienilo lì, fatti buttare giù, tienila lì quella palla, tienila lì, si guadagna una bella rimessa laterale, e questo sapete cosa vuol dire qua i nerazzurri, che mancano 4 secondi e l'Inter sta per portare a casa i primi 3 punti di questa Champions, 2 partite, 2 vittorie per Ranieri. Questo la sera prima, tra l'altro non è che fossimo esattamente, con tutto il rispetto a Cinisello Balsamo, era Mosca. Sicuramente era una serata molto importante, diciamo molto importante anche per me, visto che ho fatto l'esordio in Champions League. Si è vinto. Molto positiva, si è vinto. Quindi... dopo un viaggio del genere, si rientra in piena notte, torni a casa, riposi con calma, sì. Fai vedere le foto, insomma la maglia, dai a chi devi darla, invece no, subito dopo in campo. Com'è successo? È successo che sicuramente a me faceva molto piacere essere anche presente e giocare una partita il giorno dopo con i compagni della primavera e quindi su, diciamo, voglia generale, richiesta della squadra e voglia mia è stato possibile anche ciò. Vediamo allora com'è andata con il Basilea, poi torniamo qui in studio e la commentiamo insieme. Aspettiamo allora l'inizio di questa partita che inizia in questo momento. Adesso la pressione da parte dell'Inter di Stramaccioni con il buco però da parte di Chisela, ne approfitta Maruffi che se ne va, palla al piede, entra in area di rigore, pericolo Maruffi, la parata di Melgrati grazie anche alla smorzata da parte di Chisela. Krizetic, bene per Duncan, possiamo andare allora sulla fascia di destra, c'è un'autostrada per Pecorini che avanza, palla al piede, ancora Pecorini, c'è Wojtus che gli chiama il pallone, Wojtus, lo slovacco punta l'avversario, si ferma, poi prova a far passare il pallone, 2 volte ci riesce per Pecorini, attenzione c'è Romano tutto solo, la palla dentro, arriva Romano, poi guadagna un calcio d'angolo l'Inter, l'occasione da gol per i nerazzurri al 19esimo. Per Wojtus ancora Bessa, il movimento di Bianchetti, Bessa prova a fare tutto da solo, poi cade, calcio di punizione ancora conquistato da Daniel, Chisela è lungo a saltare sul secondo palo, il pallone di Krizetic, attenzione Bessa è solo, Bessa, la grande parata da parte di Salvi ancora una volta, però uno schema eseguito alla perfezione. La tocca Krizetic, bravissimo, riceve il pallone Lorenzo, alza la testa, prova a servire Longo, posizione regolare, attenzione a Longo, l'uno contro uno, Longo cambia marcia in area di rigore, Longo tutto solo, Longo Bessa, cosa sbaglia Daniel, da 2 passi, Inter vicinissima al gol del vantaggio. Attenzione il duello tra Chisela e Nafiu, poi va a ricevere il pallone Maruffi, lo apre bene sulla destra per Teixeira. La serie di finte da parte di Teixeira, poi Evtic, attenzione perché è un buon tiro e lo fa valere, occasione anche per il Basilea con Darko Evtic. Attenzione qui a Romano che porta palla, ancora Romano, pallone per Longo in area di rigore, Longo può andare al tiro, Longo la parata ancora una volta da parte di Salvi, Inter vicina il vantaggio, vogliono il gol i ragazzi, va ancora Pecorini che chiama
un uomo cui dare il pallone, cercherà invece la gittata lunga, così è infatti la palla per Longo. Attenzione a Vojtus, che aveva fatto un gol strepitoso, ma il gioco era fermo. Largo per Pecorini, attenzione a Bessa, Daniel, buono il pallone sulla corsa per Pecorini, che ha tutto il tempo per il traversone, lo effettua, la palla che attraversa Longo e Vojtus porta in vantaggio l'Inter, un gran gol di Jakub Vojtus in finale di prima frazione proprio al 45esimo, la rete dell'Inter, giocata spaziale di Daniel Bessa che dà il pallone sulla corsa a Pecorini, bellissimo il cross e davvero bello anche il tuffo di testa di Jakub Vojtus, il suo secondo gol con la maglia della primavera. Si chiude così un gran primo tempo tra Inter e Basilea, il vantaggio dei nerazzurri proprio all'ultimo minuto. Attenzione, ruba palla Romano, possiamo andare con Bessa al limite dell'area, Bessa la ridà Romano, attenzione Romano, la parata a terra di Salvi, ma c'è fuorigioco su questa conclusione di Romano. Basilea che lascia filtrare il pallone con questa avanzata di Corbaz, palla al piede, attenzione, pericolo ancora, Corbaz riceve, Corbaz in area, il tocco beffardo, c'è stata deviazione provvidenziale, terzo corner della gara per il Basilea, il tocco per Krisetic, Lorenzo intelligentemente temporeggia, poi serve Romano con un gran pallone, si fa vedere Pecorini, eccolo, Pecorini, alza la testa, c'è a fianco a lui Krisetic, c'è anche Romano, il pallone per Lorenzo, Krisetic, la palla sul sinistro, attenzione, il filtrante per Longo, posizione regolare, Longo, e sbaglia, poi Longo, ancora Longo, poi Duncan, bravissimo a cambiare il fronte del gioco, Benassi fa passare un ottimo pallone per Krisetic, attenzione, Lorenzo Krisetic ci prova, la conclusione da fuori termina sul fondo, ci ha provato con il destro, non è il suo piede, possiamo andare in ripartenza con Krisetic, c'è Longo che si fa vedere, Lorenzo prova a fare tutto da solo, avanza per la piede Krisetic, sbilanciato, ancora Krisetic, c'è Longo sul filo del fuorigioco, viene servito, Longo alza la testa, serie di finte, fa fare due avversari, ancora Longo, mamma mia, sfiora il raddoppio l'Inter, un numero di Samuele Longo. Attenzione però a Vojtus che riceve in area di rigore, Vojtus, la girata, arriva a Romano sul secondo palo, allontana la difesa del Basilea, ancora Inter con Pecorini che prova questo tiro cross, Longo la stoppa al limite dell'area, ancora Longo al problema di girarsi, Longo fa filtrare il pallone, Romano in area di rigore, ancora Romano ci pensa un attimo, poi la bomba di Benassi che per poco non trova il gol dell'anno. Longo, c'è Candido che si fa vedere, riceve invece a Romano, attenzione, Romano in uno contro uno, Romano in area di rigore, prova a fare tutto da solo, poi cade, calcio di rigore per l'Inter. La rincorsa di Samuele, il tiro alto, battuto male questo calcio di rigore, Longo si divora, un'occasione ghiottissima. Recupera palla Benassi, c'è spazio adesso per il controllo dell'Inter, va da solo Benassi, attenzione, c'è Duncan lì di fianco, Benassi glielo serve, Duncan, posizione regolare, Duncan, fuori gioco. Il fuorigioco da parte di Duncan, il pallone in avanti, Chisela ci arriva per primo, poi Duncan, un pallone intelligente per Krisetic, c'è spazio adesso, Lorenzo salta un avversario, attenzione al contropiede interista, Krisetic, c'è Duncan che si sovrappone, Duncan servito, è solo, Duncan, e viene fermato da un grande intervento di Aligi, l'arbitro guarda il suo cronometro, dice che è finita, l'Inter si proietta al secondo posto nel girone, una grande partita da parte degli uomini di Andrea Stramaccioni, calcio di grandissima qualità quest'oggi al Breda per almeno 30-35 minuti. E poi la grande capacità di soffrire da parte di questi ragazzi. Facevamo questa considerazione che rivedendo, insomma, a distanza di mesi le vostre partite, potevate segnare nel girone eliminatorio una ventina, se non una trentina, sì, di gol. Cioè, quante occasioni tra avete tutte avuto? Le occasioni che abbiamo creato sicuramente potevamo farne molti di più, però è andata bene così e non ci lamentiamo, dai. Ma come, a che ora eravate rientrati da Mosca? Da Mosca mi sembra verso le due o le tre di notte, comunque. Quindi ho dormito fino alle 9:30-10. E poi ti sei svegliato e hai detto quasi oggi, vado a farmi una partitella. No, beh, sicuramente era. Perché poi una cosa eravate molto tu e Andrea Romano, se non ricordo male. Eravamo io e Andrea, sì, quindi tutti e due abbiamo fatto un bel viaggio, una bella partita. Dai. Ma ve l'ha chiesto il mister o avete invece dato voi tutti la vostra disponibilità? Tutti e due, cioè nel senso sia noi facciamo molto piacere esserci che il mister voleva che ci fossimo. Senza entrare in valutazioni tecniche, io nei due anni precedenti in primavera ti avevo visto tante volte e praticamente sempre davanti alla difesa. Sì, quest'anno sì, c'è stato un po' un ritorno alle origini per te, il ruolo di interno sinistro, esatto, come, sì, come è andata? Ma molto bene, sicuramente non ho perso questo istinto ad andare, diciamo, a offendere nel gioco. Sicuramente negli anni, due anni precedenti avevo un compito diverso che era più quello di schermo davanti alla difesa, di impostare il gioco.
è positivo perché ho imparato a fare più ruoli e quindi per il futuro va benissimo. Tanto a proposito dei molti ruoli, la citiamo spesso, però io la prima volta che ti ho visto con i giovanissimi nazionali giocavi alla destra, se non mi sbaglio. Alla destra e sinistra, sì. Ricordo ancora i vecchi tempi. E anche lì, tra l'altro, giocavi, una cosa che ti è successa spesso, con ragazzi più grandi, che poi è la storia della tua stagione, perché tu quest'anno hai giocato con la Primavera, ma ti sei allenato con la prima squadra. Sì, esattamente. Ho iniziato giovanissimi nazionali, il primo anno ho fatto con la mia età, 93. L'anno successivo ho fatto il ritiro sempre con i 93 allievi regionali e intorno a settembre mi sono aggregato agli allievi nazionali, da lì ho iniziato a giocare con loro un anno e l'anno dopo in Primavera. Com'è stato il primo impatto con la prima squadra? Quando è che hai capito che potevi, insomma, dire la tua, che potevi starci in un contesto del genere, anche se erano soltanto allenamenti? Ma sicuramente non è questione di capirci, secondo me, più che altro è mettere sempre l'impegno massimo, cercare di dare la massima disponibilità per apprendere, il segreto è lì, nel senso basta dare il massimo sempre, ogni allenamento, poi capita sbagliare, capita far bene, però bisogna sempre impegnarsi al massimo. E questa Coppa, se a vederla, che cosa ti... Tu tra l'altro sei stato l'ultimo rigorista della finale, sei sbloccato la semifinale, insomma hai avuto un contributo importante. Fa molta emozione ancora rivederla tuttora qua, e fa ricordare un anno di partite, di giorni passati insieme ai compagni, trasferte, partite più belle e meno belle sicuramente, però sicuramente da ricordare molto positivo. Perché poi siete partiti un po' come dei diesel, insomma. Sì, sicuramente siamo partiti con una mano tirata, però se questi sono i risultati sarebbe bello partire sempre col freno a mano tirata. La svolta qual è stata? Lisbona, secondo te? La partita che... Ma la svolta... Secondo me non c'è stata una vera partita, perché è il gruppo, secondo me, che ha dato la forza. In quanto abbiamo avuto veramente una crescita esponenziale incredibile, in quanto partire da un 7-1, anche se non ero presente in quella partita, certo. Comunque un 7-1 così importante e duro da mandare giù, arrivare a lavorare e continuare sempre con la stessa serietà e volontà per poi riuscire a vincere una competizione una così Coppa. Importante è sicuramente frutto di un lavoro duraturo. Per quello mi sembra difficile. A proposito invece di quel gol che la nostra regia ci sta facendo rivedere, quella punizione lì, l'avevi provata? Il primo gol su punizione con la Primavera? Sì, il primo gol con la nostra punizione, quindi ho detto scelto il momento giusto. Dai, sì. Lì però te lo sentivi? Sì, diciamo che era un po' che volevo provarne un paio, infatti è poi andata bene, dai, tirandola subito dopo un minuto, riuscire a sbloccare una partita così importante è sicuramente positivo. Quanto vi è servito avere un allenatore come Andrea Stramaccioni? Perché comunque partire con un 7-1, un altro avrebbe tirato i remi in barca e avrebbe detto ok, d'ora in poi l'Europa è per evitare figure del genere. Lui invece è ripartito come niente fosse. Sì, ci ha sempre creduto, perché comunque è questo anche merito suo, la crescita del gruppo. Nel senso, nella Next Gen penso che tutta la rosa sia almeno scesa in campo almeno una partita. E questo è molto importante per tutti quanti i giocatori che danno fiducia e hanno fiducia. Essere un senatore, tra virgolette, per quanto riguarda la Primavera, cioè essere il più vecchio dei giovani, anche non a livello anagrafico, ma a livello di esperienza, che cosa è stato per te? Ma è stato un motivo di stimolo ancora maggiore per far sempre meglio. Fa molto piacere, diciamo, tra virgolette, dare una mano, perché poi la mano me l'hanno data i miei compagni che ogni volta mi aiutavano e... È stato bello continuare a giocare con loro, è stato bello giocare ancora e adesso speriamo bene per le finali. Andrea Stramaccioni e qualcuno del suo staff, non ricordo chi di preciso, però mi hanno detto, nel momento in cui l'arbitro in finale ha avuto quella decisione clamorosa di far ripetere un calcio di rigore contro quello che ne è seguito, avessimo avuto un altro calciatore come quinto, saremmo stati disperati. Sapendo che c'era Lorenzo, tranquillamente, non abbiamo fatto una piega. Tu eri sicuro, eri tranquillo? Sì, ero tranquillo perché ho detto, se non altro, ho detto speriamo vada bene, se va male c'è al massimo un altro rigore, quindi, quindi ho detto male che vada. Un paracadute. Sì. L'hai vista un po', te la sei un po' coccolata quella Coppa? Sì, a fine partita abbiamo festeggiato con i compagni, tutti quanti spogliato in pullman, quindi è stato molto bello. È il primo trofeo internazionale della tua carriera? Non internazionale, però, sì. È un augurio importante, quindi sì. Grazie, allora Lorenzo Crisetti, The Next Gen Stories, torna come sempre settimana prossima alla stessa ora.